penitenziari di questa regione, alle direzioni, alla direttrice della casa circondariale di Enna, alla polizia penitenziaria. Questo progetto rappresenta una vera e propria eccellenza. L'ISP interviene ormai in oltre 40 istituti penitenziari, case circondariali, carceri, istituti penitenziari minorili in tutta Italia. Interveniamo con lo strumento dello sport per tutti, dello sport sociale, ma in questo caso grazie soprattutto all'impresa sociale con i bambini abbiamo fatto sicuramente un grande passo in avanti, con l'auspicio che ovviamente questo progetto diventi una buona pratica in questa regione, ma per tutto il paese. Io credo che sia importante in questo momento sottolineare, ecco, in questo mese di luglio, che dovrebbe vedere l'entrata in Costituzione del riconoscimento dello sport, del riconoscimento del valore sociale dello sport, come, ecco, non solo un passaggio simbolico. All'articolo 33 vedremo sancito appunto il valore, il riconoscimento del valore sociale, del valore educativo e del valore della promozione sportiva in tutte le sue forme. Credo che allora sia importante oggi sottolineare questo. Un grande ringraziamento ovviamente a tutto il personale, agli educatori, un grande ringraziamento a tutti i volontari per un'associazione come la WISP che promuove diritti da 75 anni e quest'anno festeggia il proprio 75esimo. Credo che quella di oggi sia una grande festa di compleanno. Grazie ancora a tutti e a tutti. Grazie, ecco, la Sicilia come esempio virtuoso, mi auguro che si possa esportare anche, insomma, questo progetto.